pronti ad accogliere uno dei giovani in gara. Luca Gaudiano, anzi solo Gaudiano, classe 1991, benvenuto. Ciao a tutti. Qui io dico sempre, ci vorrebbe il rullo di tamburi, non ce l'abbiamo, tu fai conto che te l'abbiamo fatto, no? Per spingere stato, un certo, po', ecco, per problema. Spingere un po' questa presentazione. Allora, sorridente lo sei, emozionato da 1 a 10? Mille, tantissimo, non vedo l'ora di salire sul palco e cantare la mia canzone. Polvere da sparo, una canzone che, se non ricordo male, hai scritto un paio d'anni fa. Quindi non è una canzone scritta per Sanremo, per concorrere a Sanremo, ma per una tua esigenza. Ce ne vuoi parlare? Sì, chiaramente non immaginavo mai che sarebbe potuta essere la canzone che mi avrebbe portato poi a Sanremo. È una canzone che io non avrei mai voluto scrivere, ma che è il motivo per il quale oggi sono così felice e mi trovo sul palco del Teatro Ariston. 2 anni fa l'ho scritta di getto nel treno che mi portava da Foggia a Milano, in cui io stavo cambiando la mia vita e mi sono ritrovato a mettere in ordine i pensieri rispetto a quello che era avvenuto, ossia la perdita di mio padre, che è stato un evento traumatico che ha caratterizzato appunto la mia vita. Venendosi a creare questa lacuna, questa voragine dentro di me, ho cercato di colmarla in tutti i modi possibili, per quanto possa essere difficile farlo, però diciamo che la musica in questo caso assume un valore salvifico. E a maggior ragione tu calcherai in queste giornate il palco del festival in ricordo, per omaggiare, credo, a una delle persone che sicuramente ti ha passato questa grande passione per la musica, tuo padre. Certo, lui a 15 anni mi ha regalato una chitarra, è stato l'artefice del danno, nel senso che assecondando le mie passioni mi ha portato fin qui, e quindi la mia canzone sarà totalmente dedicata a lui. Questa è una canzone molto intensa, con una tematica certamente molto molto forte, ma cosa ci dobbiamo aspettare da Luca al di là di questa polvere da sparo? Cioè, hai voglia anche di far divertire, oppure sei uno più intenso, introspettivo, per conoscerti un po' meglio? Ma l'arrangiamento di Francesco Cataldo, che è il mio producer, è andato molto in contrasto con la drammaticità del brano, tant'è che si è creato un equilibrio secondo me vincente, perfetto. Se le persone vorranno riconoscersi nella mia canzone, nella mia storia, a me farà piacere, ma questo non toglie il fatto che l'arrangiamento porterà sicuramente anche a sentire un ritmo interessante da poter ballare, perché Polvere da sparo è una canzone molto incalzante e ritmica. Correggimi se sbaglio, hai già in programma un paio di date, Roma-Milano direi nei prossimi mesi, quindi sei uno di quelli che vede il mondo in maniera ottimistica, ci certo, speri? Certo, assolutamente sì, c'è stata la possibilità di fermare queste due date, una ai Magazzini Generali il 21 di novembre a Milano, l'altra il 25 di novembre all'Argovenio, e ci è sembrato appunto positivo e ottimista pensare ad un ritorno ai live. Se così non fosse, aspetteremo, ma noi siamo assolutamente positivi e io non vedo l'ora di riabbracciare il pubblico. Allora, ultima cosa, visto che abbiamo parlato di atmosfere, di emozione, del tuo brano, anche di cose intense, l'ho chiesto anche ad altri tuoi colleghi, la chat tutti tamponati, ok? La vostra chat. E con te vorrei andare un po' più a fondo, ma solo una battuta. Sì. Chi è, ma lì dentro immagino metterete anche delle sciocchezze, cioè vi condividete anche delle soprattutto sciocchezze. Chi vince il trofeo del più, diciamo, cretinetti, per essere proprio in maniera simpatica, cioè quello che spamma cose a vincola. Così non l'abbiamo ancora sentito, quindi quando lo avremo nei prossimi giorni sappi che sarò portatrice di questo tuo messaggio. Come potremmo definirlo, il suo modo di fare rispetto alla chat? Così porto proprio una parola tua. Un cazzaro. Cazzaro, perfetto. Me lo ricordo, me lo appunto, e quindi ti ringrazio, caro Luca, in bocca al lupo per quello che succederà sul palco dell'Ariston. Sanremo 2021 in collaborazione con Biper Banca, Encaplast Packaging Solutions, Audi Zentrum Modena Schiatti Motor, ODS Giocattoli, Cantina di Quistello dal 1928, Supermercati Famila, con noi sei in famiglia, e Marluri Caricamore,